Ciao a tutti e benvenuti di nuovo nel mio canale. Oggi faremo testa o croce ed è per questo che sono totalmente struccata. Se sentite qualche rumore sarà Manu che andrà avanti e indietro, avanti e indietro. Vi avviso già, ecco. Allora, mi metto una mollettina. Come sapete ormai le mollettine sono per me come un mollettone, in modo che non mi arriva... Aspettate, aspettate. Ok, adesso ci siamo. Allora, io ho preso una moneta da 20 centesimi, quindi la parte dove è scritto 20 centesimi sarà testa e dietro sarà croce. Partiamo subito. Prima domanda, se esce testa, devo usare un rossetto rosso come blush. Se esce croce, devo dirvi qual è il mio blush preferito dell'ultimo periodo. Fino a qua ci siamo. Vado, lancio la monetina. 3, 2, 1, via! Ah! Testa! Quindi, userò questo rossetto di Pupa, che è uno dei miei rossetti preferiti, come blush. E vai! Oh mamma mia, avevo preso anche la spugnetta, no? Non l'ho preso, ok. Vai, un pagliaccio, sì! Che qua sembra quasi un fucsian più che un rosso. Oh mamma, ne ho messo anche troppo. Vabbè, dai. A posto, proprio una pagliaccia unica. Speriamo che non mi suona nessuno, perché sennò aprire la porta conciata così, direi che è il top. Bene, un pagliaccio. Allora, seconda domanda. Se esce testa, devo creare una palma sulla testa. Se esce croce, devo parlarvi di un prodotto preferito per capelli. Quindi, monetina. Oh, monetina. Quindi, se esce testa, devo creare un palmo sulla testa. Se esce croce, devo dirvi appunto un prodotto preferito. 3, 2, 1... Dove è finita? E croce! Che culo! Meno male. Ok, un prodotto preferito per capelli è questa maschera ai semi di lino e burro di karité. Eccola qui. Totalmente naturale, chiamiamola proprio così. Non ha appunto le schifezze sull'interno. E mi piace tantissimo perché è molto cremosa. Ma quando la vado ad applicare sui capelli, i miei capelli risultano morbidi, corposi, soprattutto se li avete danneggiati. Mamma mia ragazzi, non mi posso guardare conciata così. Comunque, lascio i capelli lucenti e morbidi, quindi mi piace per questo. Mi sa che sta arrivando il terremoto. 3, 2, 1. No, ok. Terza domanda, se esce testa devo usare un correttore come rossetto, se esce croce vi devo parlare del mio rossetto preferito. 3, 2, 1, testa. Quindi, devo usare il correttore come rossetto, ebbene sì, sono proprio sfortunata, io lo sapevo. Aiuto! Ah, praticamente non ho più le labbra dopo. Oh mamma! Ragazzi, questa cosa qua... Ok. Fatto! Peggio di così non poteva andare. Perfetto, andiamo avanti. Quarta domanda, se esce testa, tanto com'è la sfiga, hai la possibilità di essere abbronzata per oggi. Usa la terra come se fosse cipria. Se esce croce devi parlare della tua terra preferita per la tua carnagione. 3, 2, 1. Non ce la posso fare, cazzo. Vai, riempiamoci di questa terra che non è tanto scura, ragazzi, perché io solitamente non ho terre scurissime. Quindi
perché io sono molto molto bianca, anche se alla fine comunque sì, è scura. Oh, mamma, questo video qua, guarda, rimarrà della storia. Cioè, praticamente mi sono beccata tutte testa, si può dire. Mamma mia. Proprio sono bellissima. Ditemi di sì. Ok, a posto così. Speriamo che esce croce. Basta. Andiamo avanti. Quinta domanda. Se esce testa, devo riempire le mie sopracciglia con la matita per le labbra. Se esce croce, vi devo parlare della mia matita preferita per sopracciglia. 3, 2, 1. Croce! Sì! Quindi vi devo parlare della mia matita preferita per sopracciglia, che in questo momento non l'ho presa, però una delle mie matite preferite per sopracciglia è proprio quella di MAC, che è quella automatica e la trovo molto comoda. Dovrei alzarmi per andarla a prendere, ma ragazzi, adesso conciata così non voglio andare di là per non spaventare i bimbi. Comunque è proprio quella di MAC, la mia preferita. Sesta domanda. Se esce testa, devo utilizzare un eyeliner come matita labbra. Tanto già conciate così, direi che sono gnocca. Se esce croce, devo parlarvi del mio eyeliner preferito. 3, 2, 1. Croce. Quindi abbiamo detto che se usciva croce dovevo parlarvi del mio eyeliner preferito. Uno dei miei eyeliner preferiti, anche se io non sono una che utilizza tutti i giorni costantemente l'eyeliner, ma la mia preferita è proprio questo di MAC. Ce ne sono due. Io preferisco questo che ha la punta molto molto sottile e poi durano tantissimo. E devo dire che l'ho testato anche con la pioggia e dura anche con la pioggia, quindi mi è piaciuto e lo stramo. Poi andiamo avanti, mi sono salvata. Settima domanda. Fatti una foto e mettila come anteprima. Quindi l'ultima domanda è proprio farmi una foto del genere e metterla nell'anteprima di questo video. Ebbene no, tanto più figa di così, ragazzi, non si può. E niente ragazze, questo è tutto. Spero che questo video vi abbia fatto un po' sorridere, perché vedermi in questo stato sinceramente peggio di così. Spero che questo video vi piaccia, fatelo anche voi, scrivetemi sotto nei commenti se l'avete fatto, che vengo a spulciare anche i vostri video. E niente, un bacio a tutte. Lo so, non sembro neanche io con queste guance, ma va bene così. Vado a farmi la foto e la vado a mettere nell'anteprima. E niente, un bacione, ciao belli.